Mister, siete andati vicino a tanto così da una qualificazione. Qual è, c'è amarezza in questo momento? No, ci deve essere amarezza, ci deve essere anche dispiacere perché l'obiettivo era chiaro, almeno da parte nostra o comunque anche del Torino, di giocare per vincere. E c'è grande rammarico soprattutto nella prima parte, perché anche insomma, fino a quando siamo rimasti in 10, in 11, dove alcune situazioni potevamo sfruttare meglio per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti. E dispiace, per i rigori loro sono stati evidentemente più bravi e superano il turno, però oltre al dispiacere e l'amarezza ci deve essere anche la consapevolezza che questa partita ci ha dato grandi motivi come dire, per ragionare, per affrontare il campionato con lo spirito giusto. Ecco, si è visto una Cremonese che ha pressato molto alto, un gioco molto intenso, ha creato più di un problema. Insomma, sono tutte cose che insomma, si prospetta bene. Il campionato come lo vede? Cioè, sono le risposte che lei si aspettava questa sera dalla squadra? Beh, noi insomma, da gennaio, da quando sono arrivato e adesso affrontiamo un nuovo campionato, è quello di costruire un'identità ben precisa, l'identità di una squadra che sia riconoscibile. Questo è sia riconoscibile sul campo, che se la gioca con chiunque, con grande personalità, con grande umiltà, con grande entusiasmo per affrontare le partite. E questa è la sfida più importante. Dentro il gruppo, nello spogliatoio, è chiaro qual è il nostro percorso, è proprio questo, e ogni partita giocarsela per vincere. Sugli obiettivi per me verranno successivamente. L'obiettivo principale è proprio costruire questo tipo di identità. Questa sera, al netto dei rigori, insomma, un plauso anche al portiere Carnesecchi, un 2000, una prova di grande maturità. Marco, una grande partita, per la personalità, al di là poi del rigore, delle occasioni, delle parate. Mi è piaciuto soprattutto poi nella gestione della gara, nei momenti della gara dove ha saputo dare i ritmi alla squadra. Però insomma, piacerebbe fare un plauso a tutto il gruppo, a tutti, anche insomma, a quelli che sono entrati sul finale dove c'era solo da correre, da esprimersi. Quindi c'è stata una prestazione totale, non solo esclusivamente insomma, del singolo, anche se è quello che rimane più negli occhi. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie a voi. Ciao.